Ditemi voi quando siete pronti per partire. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui a partecipare alla conferenza stampa che Studio Donne e con me l'avvocato Maria Luisa Missiaggia e il professor Gianfranco Daietti hanno organizzato per la diffusione di un software nella riduzione del conflitto per il calcolo degli assegni di mantenimento e divorzili. Il momento è sicuramente ottimo per comunicare queste novità. Noi, devo dire, siamo avanti da parecchio tempo in questa materia, perché abbiamo sia per quanto riguarda una proposta di legge con l'avvocato Cagnazzo, predisposta già da 2 anni e su cui abbiamo lavorato per l'abbattimento del tenore di vita in costanza di matrimonio nel divorzio, che con il professor Daietti per creare delle sinergie con lo studio Missiaggia nel calcolo dell'assegno di mantenimento. Voi vi chiederete: ma perché questa esigenza di usare metodi e strumenti nella separazione del divorzio e nei momenti di crisi? Perché con le nostre statistiche e le nostre esperienze, poi di questo nel dettaglio analiticamente parlerà il professor Daietti, abbiamo verificato che il conflitto è presupposto di patologie nella famiglia, e di questo parlerà poi l'avvocato Nassisi, e la riduzione del conflitto facilita le relazioni sociali e quindi anche la crescita di una generazione più equilibrata e più presente a produrre positività, se possiamo dire. Resta quindi da capire come si fa. La sottoscritta ha scritto un manuale con 7 passi per gestire il conflitto, sempre frutto di un'esperienza trentennale nella materia della famiglia. Il libro si chiama Separarsi con amore si può, edito Aracne, editrice, e lo troverete nelle librerie Feltrinelli o sui siti internet online. Il professor Daietti ha creato questo software Remida Famiglia per, diciamo, anche questo frutto di un'esperienza ventennale, direi, nella magistratura. Quarantennale la quarantennale. Magistratura, di 10 anni circa nel settore. Con una rilevazione, una serie di rilevazioni di dati da cui poi ha tratto algoritmi e tecniche, regole per la quantificazione, il calcolo dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile. E a questo punto io diciamo che darei inizialmente la parola al professore perché ci spieghi un po' che cos'è questo software e il perché gli è venuto in mente di creare questo nuovo strumento a tutela, possiamo dire, serenamente della famiglia. Prego, professore. Professor Gianfranco Daietti. Mi occupo sempre, da sempre, di informatica. Da sempre significa dall'università. Quando sono arrivato a Sondrio come presidente del tribunale, mi sono dovuto cominciare ad occupare delle liti familiari. Il presidente del tribunale ha questa funzione iniziale di ricevere i coniugi che stanno per separarsi o per divorziarsi e deve dare i provvedimenti provvisori. E questa è la fase fondamentale, importantissima. Tutti gli avvocati matrimonialisti sanno che lì si gioca l'85% della vicenda, di quella che potrà essere l'esito della vicenda. In quel momento io avevo fatto sempre il civile ordinario, anche il penale, ma non mi ero mai occupato della famiglia. Mi sono cominciato a occupare di determinare quello che è il momento più complicato, più complesso, che è la parte del denaro. Nella lite coniugale ci sono i figli, ci sono le frequentazioni, ci stanno le paturnie relative alle nevrosi della partecipazione dell'uno e dell'altro, tranne casi particolari, ma il più delle volte sottende tutto il denaro. E allora a questo punto ho dovuto stabilire quali erano i livelli.
E questo fino a qua niente di particolare, perché i giudici tutto, fanno sempre questo, determinano la quantità di denaro che deve essere dato all'uno o all'altro, oppure non deve essere dato. Che questo, poi è causa di conflitto questo denaro, no? È il conflitto. Noi giudici lavoriamo solo sui conflitti, in realtà quando le parti sono d'accordo non si va dal giudice, è proprio lavoriamo sul conflitto. E allora a questo punto abbiamo cercato di capire quale fosse un punto di equilibrio tra le rispettive posizioni. Si guarda il caso concreto, tutti i giudici guardano il caso concreto. Io che mi occupo di informatica ho detto, ma possiamo creare delle regole generali? Questa è stata la mia domanda iniziale. A questa domanda non ho saputo dare una risposta, per circa 2 anni non ho saputo dare una risposta. Mi imbarcamenavo tra le vicende, diciamo tra le vicende in cui confliggevo nei singoli casi, di volta in volta. Poi ho avuto un'idea. A Napoli, io sono napoletano, a Napoli si dice una pensata, oppure in termine più aulico, l'uovo di Colombo. In realtà il meccanismo è stato questo. Nel momento in cui abbiamo un momento conflittuale, la domanda è, ma perché non andiamo a esaminare tutti i casi in cui le parti hanno già conflitto tra loro, hanno già litigato sulla quantità di assegni di mantenimento perché sono in fase di separazione, ma poi, guarda caso, hanno alla fine faticosamente trovato un accordo. Allora io dico, esaminiamo tutte le pratiche degli accordi che sono stati fatti, diciamo, nel momento delle separazioni. Adesso si parla tanto in questa prospettiva. La vicenda di oggi è, diciamo, un po' particolarmente interessante perché ci sono state 2 sentenze molto importanti, la sentenza sul tenore di vita e la sentenza Berlusconi, chiamiamole così. Poi vi faremo anche un calcolo dell'assegno divorziale di Berlusconi, ma non ora. Quindi, perché li voglio tenere sulle spine. Che hanno giocato questo ruolo. A questo punto, l'idea, si sta parlando in questo momento di cosiddetti, allora bisogna dei cosiddetti patti prematrimoniali, che sono quelle cose che i coniugi prima di sposarsi decidono che cosa succederà quando si saranno separati. Ma io ho avuto un'idea, che perché non andiamo a guardare i patti concreti post-matrimoniali, proprio nel momento della crisi. Esaminiamo nel loro insieme quello che i coniugi che hanno la maggiore sensibilità, che hanno la maggiore conoscenza, che raggiungono un accordo sui punti di equilibrio e di riequilibrio economico. Cioè dei coniugi in casi analoghi. In casi analoghi. Che hanno definito separazioni consensuali. Non basta 1, 2, 3, 10 casi. Io ne ho esaminati 450 di ipotesi in cui, ipotesi di concrete vicende in cui i coniugi hanno trovato l'accordo. Trovando l'accordo, io ho parametrato ogni accordo con i livelli di redditi di lui, i livelli di reddito di lei e la situazione, quanti figli, la casa coniugale veniva data all'uno all'altro, che è importantissimo, a livelli di redditi bassi la casa coniugale è importantissima. Quindi tutta una serie di parametri che ho inserito in delle schede di rilevazioni anonime che poi ho metabolizzato in delle griglie molto estese e ho trovato le regole generali che le parti in un conflitto danno al loro assetto economico. E in maniera quasi emozionante ho trovato che le parti a livelli di reddito differenziati si danno delle regole estremamente omogenee, per cui in pratica rilevare dalla realtà sociale di quello che le parti fanno realmente le regole che poi possono essere pari pari applicate con i correttivi della personalizzazione adeguata ai casi in cui le parti non trovano questo accordo. Questa è stata la vicenda. Professore, tu lo sai, io interrompo perché certo, sono un po' monella in queste conferenze. Allora, mi interessa sapere se il software Remida ha previsto il parametro del tenore di vita sia nelle separazioni che nei divorzi e come si adatta a questo nuovo orientamento, che è solo un orientamento, anche di questo poi l'avvocato Cagnazzo ne parlerà successivamente, un nuovo orientamento della Cassazione, cioè il software è ancora adeguato nonostante questi nuovi sviluppi che ci sono stati ultimamente?
sotto il, la risposta è sicuramente sì, nel senso che non solo il software è adeguato ancora, ma addirittura essendo venuti meno quelli che sono i parametri di riferimento tradizionali che la Cassazione aveva dato per circa 30 anni, che era quello di paragonare l'assegno di mantenimento, anzi divorzile, perché stiamo parlando del divorzio, perché sono due cose diverse. Esatto, è molto importante sottolinearlo. Ecco, tecnicamente tutti i media di questi giorni hanno spiegato, il caso Veronica Berlusconi, Berlusconi-Ilario è un caso di separazione, quindi quello che il tenore di vita va mantenuto, perché il tenore di vita è un concetto che è diciamo, consolidato e applicabile nei casi in cui c'è la separazione, in cui i coniugi sono ancora coniugi. E quindi ancora solidali. Quindi solidali vivono solo separatamente sostanzialmente, viene meno l'obbligo di convivenza e la fedeltà, ma nient'altro, ma poi sono coniugi a tutti gli effetti e quindi con tutti i vantaggi e gli svantaggi diciamo di essere coniugi e in questo caso. Invece il divorzio crea quella che chi chiama la cesura. La Corte di Cassazione ha detto che il taglio che c'è tra la vita prematrimoniale e postmatrimoniale impedisce di poter trovare di poter fare ancora riferimento al tenore di vita precedente. Benissimo. E a questo punto qual è il punto nuovo di arrivo? Il punto nuovo di arrivo la Corte di Cassazione lo indica in alcuni elementi che comunque saranno di ampia discussione diciamo tra i giudici, perché sono dei criteri che offrono apparentemente obiettivi, ma che in realtà ad un'analisi che abbiamo fatto con una struttura organizzativa che verifica la logicità delle sentenze, diciamo, ha delle serie carenze, ma non stiamo qui a raccontare. Ha sicuramente dei problemi applicativi. Questi problemi applicativi sono risolti sostanzialmente da che cosa? Proprio questo metodo che indica il punto di equilibrio non in un criterio cervellotico, non nel tenore di vita, ma in quello che le parti hanno ritenuto di raggiungere, visto nella loro statistica, nella loro frequenza. Quindi questo sistema permette di ottenere in questo perché momento... si può anche non flaggare. Poi vedremo come funziona questo software, hai portato anche delle simulazioni su dei casi che ci possono interessare, ma dico, nel caso in cui non se ne volesse tenere conto di questo tenore di vita, è possibile perché l'utente non lo inserisce? Certamente, il software diciamo, si basa su queste rilevazioni metodologiche che indicano dei valori medi tendenziali a livelli di reddito diversi, quindi sono parametrati a tutti i livelli di reddito, non c'è una percentuale unica. Certo. Ogni livello di reddito ha il suo punto di equilibrio e di riequilibrio, molto articolato, che va una lista molto... Si è creato delle tabelle per il coniuge, per il divorzio, tabelle per il coniuge, per la separazione, e anche tabelle per i figli. Benissimo. Ognuno poi di questi è un criterio tendenziale, quindi il software viene rigettato da tutti gli operatori che lavorano concretamente su qualcosa se non è sufficientemente duttile. Poiché diciamo, io sono un giurista, l'ho creato diciamo, in maniera plasmandolo come vorrei che un giurista lo vedesse, praticamente abbiamo creato con il mio gruppo di collaboratori un sistema che permette di graduare i criteri di base con una serie di elementi basati anche sul tenore di vita, perché il tenore di vita è un concetto, adesso lo stiamo qui a precisare, che comunque è valido, abbiamo detto, ancora operativo e diretto nella separazione. Il criterio è ancora operativo anche nel divorzio, perché il divorzio c'è un meccanismo di doppio momento. Uno, bisogna dire se bisogna darglielo meno perché si è adeguato o meno. Se però non è adeguato, bisogna guardare il tenore di vita. E quindi questo è il meccanismo che adesso si è cercato faticosamente di spiegare ai non addetti ai lavori che possono avere delle perplessità. Ok, io volevo sentire prima l'avvocato Cagnazzo, perché è vero, noi ci siamo occupate già da 2 anni con una proposta di legge che poi non è andata avanti
forse perché il paese ancora non era maturo, e in questi 2 anni ci siamo viste approvare una serie di normative e anche l'uscita di questa sentenza della Cassazione, che necessita sicuramente di un intervento del legislatore a supporto di queste modifiche. Perché che cosa avevamo previsto in questa proposta di legge? Intanto diciamo che eravamo partite dall'idea che fosse opportuno iniziare a pensare all'eliminazione della doppia fase, cioè separazione e divorzio, ora come ora, considerato anche i termini brevissimi per il divorzio, per cui uno può fare richiesta di divorzio dopo 6 mesi che ha già ottenuto la separazione, diciamo che intanto sarebbe opportuno. Questo non lederebbe affatto il principio di solidarietà, attestato che comunque il principio di solidarietà permane anche dopo il divorzio, dal momento in cui la parte economicamente più debole viene comunque sostenuta da quella economicamente più forte. Fino alla Cassazione. Viene sostenuta fino a quello che ha detto la Cassazione ultimamente. Però, poi diciamo adesso anche, si aprono una serie di perplessità. Anche che la Cassazione ha detto che è premessa l'autosufficienza economica del coniuge più debole quando perda il diritto all'assegno, ma certo, questa indipendenza economica poi è un punto interrogativo. Gli stessi giudici della Cassazione si chiedono: come posso dire quando quel reddito è economicamente autosufficiente? Come lo posso dire? Cioè, anche questo è un punto di domanda, certo, che gli stessi giudici si sono posti nel momento in cui hanno discusso questa sentenza e che espone ad un rischio, che il tenore di vita uscito dalla porta rientri dalla finestra. Perché per stabilire l'autosufficienza economica di una persona che abbia un reddito, in base a quale parametro io lo stabilisco, no? Quindi c'è anche questo rischio. Diciamo che noi due anni fa avevamo pensato di formulare questa proposta di legge proponendo quindi l'eliminazione del doppio passaggio e anche l'eliminazione ovviamente del criterio del tenore di vita, che oggi come oggi sappiamo è alquanto anacronistico, no? Sì. Considerato che in seguito ad una separazione c'è comunque un impoverimento e di questo impoverimento bisogna tener conto, per cui avere la pretesa di mantenere quel tenore di vita diventa molto spesso un'utopia. Quindi avevamo appunto pensato a questa eliminazione, che non è affatto un'idea balzana. Consideriamo che poco tempo fa è stata approvata la legge sulle unioni civili, l'istituto del matrimonio fra omosessuali, possiamo dire che si sovrapponga a quello del matrimonio fra eterosessuali, salvo che a loro hanno tolto il doppio passaggio. Quindi gli omosessuali potranno divorziare direttamente. Questo è già legge dello Stato. Difatti potrebbe essere anche legge del Stato. C'è una discriminazione nei confronti degli eterosessuali. Di fatto sì, c'è una discriminazione e tutto ciò influisce ovviamente poi sui termini del conflitto, perché nel momento in cui io ho ottenuto la separazione a determinate condizioni, passa un anno, passano 6 mesi, devo ridiscutere di nuovo tutto, per cui non giova al conflitto. Gioverebbe invece avere, come giustamente il professor Daietti proponeva, avere dei criteri oggettivi, dei punti di riferimento più semplici, più chiari, che siano anche un indirizzo anche all'operatore giuridico che si trova a gestire questi conflitti, e che molto spesso questi conflitti, al di là della lite sui soldi, sottendono delle liti che hanno natura completamente diversa. Queste liti si basano... Diciamo che eliminare l'elemento denaro, che spesso è presupposto, esatto, di strumentalizzazione anche nei confronti dei ragazzi che vengono usati per pagare di meno o non ti pago è un espediente per perpetrare il conflitto. Esatto. Esattamente. Quindi soffermiamoci su dei dati oggettivi, che sono i redditi di ciascuno,
la capacità lavorativa di ciascuno, la durata del matrimonio, tutta una serie di elementi che ovviamente possono aiutare, possono facilitare questo processo di composizione. Ma perché una proposta di legge, quindi? Perché è necessario modificare un articolato anche per far recepire, per esempio, un software del genere, certo, come certo, indicatore, come strumento agevolatorio, no? Certo. Di tutto questo. Non cioè, solo. Se noi non abbiamo un articolo che in qualche modo, non dico rinvia il software, ma che dia dei criteri oggettivi che poi il software può applicare in modo analitico. Prego. Posso dare un esempio di quali settori del diritto hanno tratto giovamento da una determinazione, sì, legislativa, ed è per esempio quella del danno biologico. Le tabelle, le famose tabelle. Esattamente, elemento diciamo, estremamente diffuso dal punto di vista statistico, perché gli incidenti stradali sono tantissimi, le assicurazioni intervengono in una quantità enorme di casi e quindi la disciplina con delle regole che vengono assorbite, che vengono dettate a livello legislativo, che poi sono le regole che sono state già messe in atto in genere da anni di giurisprudenza, è importantissimo. Nel danno biologico le micropermanenti, che sono quelle più frequentemente utilizzate, sono state normativizzate. C'è una tabella sostanzialmente con ascisse ordinate molto semplice, molto più semplice di quello che potrebbe essere quella di una situazione familiare, perché si dice tot punti di invalidità, tot età, tot anni, quindi abbiamo delle regole e le assicurazioni lavorano su queste regole. E quindi poi possiamo avere delle tabelle anche nella famiglia? Esattamente, ma in realtà appunto le tabelle della famiglia sono di estrema di complessità più elevata. Io certo, ci ho messo diversi anni per trovare le regole della famiglia ed in fondo ho fatto lo stesso tipo di lavoro che era stato fatto con le tabelle del danno biologico, che sono nati nei tribunali per darsi delle regole interne, hanno analizzato quali erano le sentenze che andavano su quei punti, hanno visto quali erano i punti di tendenza e hanno creato delle poi tabelle. Poi le hanno recepite. Hanno costruito delle tabelle, interpolando, come dicono i matematici, tabelle di Milano, tabelle di Roma. Sì, diciamo, le tabelle di Milano sono state le prime, poi ogni città e ogni tribunale ha creato le sue tabelle basandosi su livelli locali ed è quello che stiamo facendo. Infatti nel progetto, adesso questa presentazione oggi, c'è anche l'indicazione del progetto Hammurabi. Il progetto Hammurabi è questo. Perché Hammurabi? Hammurabi era un re della Mesopotamia 1750 a.C. che ha stabilito delle regole molto precise sull'assegno di mantenimento per la moglie e anche per la convivente. Lo possiamo far vedere, dottoressa? Perfetto, eccolo qui. Guardate la regola. La legga lei, che io lo vedo. Ma comunque, se un uomo desidera 1750 avanti Cristo, i tavoli di Hammurabi, che sono steli, con tanti articoli, se ne sono persi i primi 130, una cosa, 100 circa, che sono stati trovati in Mesopotamia e adesso sono al Louvre. L'articolo 137 dice: se un uomo desidera separarsi da una donna che gli ha partorito dei figli, o da sua moglie, quindi il concetto della convivente o della moglie, che gli ha partorito dei figli, la ripetizione è nei caratteri cuneiformi, allora egli restituirà a quella donna tutta la sua dote e una parte dell'usufrutto e del campo del giardino della proprietà, in modo che ella possa prendersi cura dei figli. La casa coniugale. Quando ella, 1750 avanti Cristo, ecco perché l'ho trovato, mi ha emozionato, ma la parte più emozionante è la seconda, guardate qui. Quando ella avrà fatto crescere i suoi figli, una porzione di tutto ciò che è dato ai figli, pari a quanto è dato a uno di loro, sarà dato a lei. E allora ella, allora potrà sposare l'uomo del suo cuore. È poetico questa parte finale di una regola di Hammurabi scritta.
E guardate, c'è una precisazione di quantità, che è quella di quanto è dato a ciascuno dei figli. È un elemento che nessun codice attuale indica, perché si determina nelle separazioni... prematrimoniale comunque. Esattamente, è una sorta di regola. Neanche quelli ci abbiamo. Solo nell'eredità ci stanno le proporzioni, quanto è dato all'uno all'altro, ma non certamente in questo caso. Comunque, questo progetto, ecco, vi ho detto, il progetto Mojave è fascinoso come progetto, ma significa dare delle quantità. Oggi vi ho dato le indicazioni, danno biologico, quantità, determinazione dell'assegno di mantenimento, divorzile, eccetera, dare delle quantità. È la modernizzazione del diritto, dare delle quantità per evitare il litigio e per discutere su quali profili di aggiustamento di tiro delle quantità. Il progetto Hammurabi è, abbiamo fatto questa rilevazione in Valtellina, io sono stato presidente del Tribunale di Sondrio in Valtellina e l'ho vivificata con una serie di controlli su alcuni tribunali della Lombardia che mi hanno dato dei risultati quasi completamente sovrapponibili. Il progetto con con una serie di istituzioni, associazioni, avvocati matrimonialisti, ordini professionali, grandi studi professionali, stiamo portando questa rilevazione in tutta Italia. Avremo i risultati probabilmente verso settembre-ottobre e a dicembre potremo creare delle tabelle tendenziali studiate per dare una risposta a quella che oggi è il dubbio e l'interrogativo. Bene, e quindi anche lo studio Missiaggia, studio Donne, farà parte di queste rilevazioni. Io ho coinvolto in questa rilevazione che sta partendo adesso. È importante che anche questa presentazione è anche molto importante perché il nostro studio, lo studio Missiaggia, è stato il primo con il professor Daietti a diffondere questo suo progetto su Roma e anche ad usarlo proponendolo nei tribunali. In che modo? Noi usiamo il software come studio nelle nostre separazioni e nei nostri divorzi e depositiamo la scheda derivante dal progetto unitamente al ricorso, sottolineando che il software dice questo, suggerisce questo per dare un orientamento al giudice di quello che potrebbero essere i provvedimenti provvisori o anche stimolare una separazione consensuale o un divorzio congiunto. E abbiamo visto anche che nel rapporto preventivo, cioè nel rapporto diretto con il cliente, il conoscere dati oggettivi nel software stesso è fondamentale anche per prevenire quello che è il ricorso giudiziale. Quindi nella fase stragiudiziale, anche con l'avvocato di controparte, possiamo fare un lavoro scrematura di quelli che sono i conflitti che possono non andare in tribunale. D'altra parte questo è un lavoro graditissimo ai tribunali e alla magistratura che noi conosciamo, le sezioni di famiglia, che spesso si ritrovano separazioni e divorzi del tutto inutili da esaminare nei contenuti perché privi proprio di materiale giuridico e invece provvisti soltanto di orari, conflitti stupidi, di quantificazioni di assegno che variano di 100 euro, quindi è tutta una deflazione del conflitto che favorisce anche l'orientamento della magistratura. E non solo per questo, anche a tutela dei ragazzi, perché abbiamo visto dalla nostra esperienza che patologia della relazione di coppia e quindi la famiglia patologica genera dei disturbi del comportamento anche negli adolescenti. Ieri è stata emanata la legge del cyberbullismo dove ho già parlato a Radio Cusano, di cui ora ci parlerà brevemente l'avvocato Nassisi, perché poi abbiamo questa simulazione interessante anche per i giornalisti da fare qui dietro di noi. A che cosa serve avere criteri oggettivi di valutazione dell'assegno di mantenimento e divorzile e
come si può prevenire anche tutta una serie di patologie nei ragazzi che poi sfociano in bullismo e anche violenze generazionali, di cui poi noi come tecnici siamo costretti ad occuparci in una fase, diciamo, già finale, dove spesso i danni sono irreversibili e irrimediabili. Prego, l'avvocato Monica Nassisi. Allora, purtroppo la famiglia, l'ambiente familiare, il rapporto fra i genitori sono la causa di quasi tutti i problemi che poi hanno i minori anche nel rapporto esterno alla famiglia. È evidente che laddove ci sia una crisi coniugale che porti a una separazione e poi ad un divorzio, i figli rischiano di essere delle vittime, diciamo, di questi gravissimi contrasti che si svolgono poi soprattutto sul piano economico, perché ovviamente non si può imporre ad un coniuge, ad una persona, a un genitore di amare l'altra persona, quindi l'unico campo di battaglia vero diventa quello economico. Quindi questo software è essenziale, come abbiamo già detto in precedenza, proprio per evitare che si inasprisca il conflitto economico, che poi apre una serie di scenari che riguardano appunto purtroppo i minori. Con lo studio Misiaggia abbiamo avuto grandi collaborazioni anche come associazione Legittima Difesa e anche come associazione La Caramella Buona, anzi permettimi Maria Luisa, di proprio da questa sede di esprimere la mia solidarietà al presidente Mirabile della Caramella Buona, che ovviamente si occupa sempre di tutela dei minori, di contrasto alla pedofilia e in ogni caso di tutela proprio dei bambini, si stanno occupando anche adesso del caso Caivano, perché proprio 3 giorni fa è stato nuovamente oggetto di minaccia di morte presso la sua sede. Quindi occuparsi di minori e di tutela dei bambini porta ancora oggi ad essere oggetto di gravissime minacce. Quindi tutta la mia, credo, nostra solidarietà, al presidente Mirabile. Quindi questo per dire che il minore può essere la vittima del contrasto tra i genitori, può essere la vittima da un punto di vista economico, anche perché improvvisamente si vede privato di quello tenore di vita, di quel tipo di vita che aveva avuto quando i genitori stavano insieme, perché capita che spesso un genitore se ne vada e lasci la madre in genere con i bambini in uno stato, beh, insomma, diciamo. Vorrei essere trasversale. Sì, infatti capita, infatti ho detto spesso, purtroppo, talvolta, sì, perché però diciamo che anche priva, le donne, cioè, lasciano gli uomini. No, non ho detto che solo gli uomini lasciano le donne, anche le donne lasciano gli uomini, però talvolta capita, è molto più raro che la madre, per quanto riguarda il rapporto con il figlio, privi il figlio del sostentamento, insomma, questo. Capita molto spesso invece che le donne usino i figli come strumento, il discorso, come strumento di ricatto economico nei confronti del genitore. Noi credo che è la nostra in genere strategia comune, quando vengono i genitori, diciamo i coniugi genitori in ogni caso a separarsi, diciamo sempre il nostro primo obiettivo è la tutela del minore. Quindi per tutelare il minore siamo pronte a tutto, perché deve essere l'obiettivo di qualsiasi avvocato che secondo me si comporti in maniera corretta, perché i figli non hanno colpe. Per esempio, scusami se ti interrompo, perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, noi alle 13:30 dobbiamo andare via con la sala. Volevo fare questa domanda a proposito della legge del cyberbullismo. Certo. Perché è meglio prevenire piuttosto che provvedere? Perché il bambino che è vittima, diciamo, di conflitti familiari tende poi a esporsi anche sui social, oppure ad usare questa vita virtuale per riempire quel vuoto, per essere visto e per riempire quella carenza di attenzione, quel deficit di attenzione che lui ha
nella sua vita familiare, quindi si espone ed è facile che possa essere oggetto di gravissimi attacchi sui social, come spesso capita, proprio perché è soggetto debole. E il grave problema, questa legge finalmente è arrivata, anche se c'è ancora tanto, ma tanto da fare, sì. Perché noi abbiamo degli ammonimenti da parte del questore, così come capita per quanto riguarda il reato di stalking, abbiamo la possibilità di oscuramento, abbiamo una serie di misure che prima di tutto devono riscontrare una preparazione anche di chi riceve, quindi degli inquirenti, ad intervenire immediatamente, in tempi brevi, perché spesso purtroppo si tende a rimandare a casa per verificare poi quanto possa essere grave la minaccia, diciamo, del social sulla vita del minore. E poi anche da come si comportano i responsabili dei social, perché purtroppo, e questa esperienza precedente, anche fatta con la caramella buona, quando noi abbiamo chiesto l'intervento dei social, magari spesso ti rispondono che alcune pagine, alcune affermazioni non violano gli standard della comunità e quindi continuano ad esistere e a danneggiare il minore. Noi per esempio abbiamo fatto una grandissima lotta per far chiudere una pagina che aveva un contenuto di violenza sui neonati, e Facebook continuava a dire che non violava gli standard della comunità. Siamo riusciti ad arrivare ai massimi esponenti, alla fine l'hanno chiusa, ma è stata in rete per tantissimo tempo. Sono passati 15 giorni da quando abbiamo avuto le prime segnalazioni, tant'è che siamo stati costretti a querelare Facebook proprio per una partecipazione, perché laddove ti arriva la segnalazione e tu non provvedi, nonostante noi ti diciamo che quello è un reato e sta facendo dei danni incalconabili, tu in ogni caso sei corresponsabile e peraltro si può configurare anche un'istigazione a delinquere, perché se tu permetti per esempio l'esaltazione o l'apologia della pedofilia, in qualche modo sei complice se una volta segnalato non provvedi a immediatamente oscurare o eliminare queste misure. E così con il minore, cyberbullismo, la stessa cosa. Se non si provvede immediatamente a bloccare il soggetto che pone in essere le attività criminose nei confronti del minore e se non si oscura la pagina, ovviamente poi tutto quello che succede dopo può comportare dei danni anche irreparabili. Quindi quello che a noi interessa comunicare oggi è una cultura della prevenzione del conflitto attraverso un metodo che io ho esposto nel mio manuale Separarsi con amore si può, sempre frutto di un'esperienza trentennale sul campo di coppie e genitori che sono venute nel nostro studio, e un software a supporto del metodo. In questo modo è chiaro però che questi due strumenti, il metodo da un lato, che è contenuto nel libro, e il software dall'altro, devono essere comunicati, devono essere diffusi. Le persone, la gente, i destinatari e i tecnici, gli addetti ai lavori, quindi associazioni di categoria, avvocati, psicologi, CTU, psicoterapeuti, psichiatri, devono contribuire insieme in una sorta di cooperazione che è quella che poi ci hanno voluto indicare anche nella legge del cyberbullismo, dove scuola, istituzioni, magistratura cooperano insieme e riescono a effettuare però preventivamente, cioè in una fase in cui le persone vengono in una struttura e sanno di poter trovare un pool di professionisti che si può occupare della coppia o dei genitori adeguatamente, fornendogli un servizio multiplo, quindi sia da un punto di vista psicologico, tecnico, legale e soprattutto culturale. Ecco perché i media sono importanti nella diffusione di questa comunicazione, perché non è
importante soltanto diffondere la sentenza della Cassazione così, estranea a tutto, perché la sentenza della Cassazione è appunto un fatto giurisprudenziale, noi tecnici sappiamo che creerà più confusione che sistemazione. Diciamo che noi la consideriamo un elemento importante da cui partire per poi agire su più fronti in modo chiaro e determinato. Da un punto di vista legislativo, con l'avvocato Cagnazzo ci occuperemo di di presentare questa proposta di legge e quindi di diffondere anche questo messaggio nell'ambito dell'articolato. Il professor Daietti da parte sua diffonderà il suo software in tutti i settori giuridici e con anche la creazione di queste tabelle, così come aveva già fatto nel settore delle tabelle biologiche e delle tabelle Istat, giusto? Del danno biologico, scusi. E noi avvocati cercheremo di fare anche convegni non soltanto per gli addetti lavori ma anche per le persone, quindi mi rivolgo anche al collega del Consiglio dell'Ordine, l'avvocato Graziani, affinché apriamo la nostra comunicazione anche alle persone, alle persone comuni che purtroppo sono molto confuse. Molto confuse, per esempio sono confuse perché credono, adesso c'è questa comunicazione per cui dalla sentenza di Cassazione c'è una sorta di retroattività della sentenza, insomma non le possiamo sentire queste cose, che sono noi. State dette, cioè non le possiamo sentire, sono state dette ma non le possiamo sentire. Allora il nostro compito è quello di dare un'informazione chiara e allora proprio perché vogliamo anche interessarvi con qualcosa di più, come si può dire? Stuzzicante. Faccio la domanda da $1,000, $1,000,000 anzi, no. Al professore. Due milioni di dollari, $1,400,000. Allora, ma Veronica Lario ha diritto all'assegno divorzile se il parametro del tenore di vita nel divorzio viene a cadere? Cioè, se Veronica Lario non lavora, ma in tutti questi anni dalla separazione al divorzio ha acquisito una serie di utili e ha guadagnato sugli assegni che ha che si è vista corrispondere, anche se ho dei dubbi perché pare che lui non gliel'abbia ancora dati questi assegni e so che ci sono una serie di pignoramenti in atto, comunque quando li prenderà e ammettiamo che li abbia presi. Ha diritto all'assegno di mantenimento di divorzile, possiamo fare una simulazione in questa sede in modo tale che i giornalisti possano dare questa splendida notizia? Professore, pendiamo dalle sue labbra. La nuova tendenza della Cassazione è in senso nettamente contrario a quelle che sono le aspettative della moglie, attualmente ancora moglie, di Berlusconi. In quanto la legge dice una cosa molto precisa nella sua forma lessicale, ma incerta nella sua quantificazione. La legge dice se abbia mezzi adeguati, questa è la terminologia, mezzi adeguati. Beh. E in questo caso se ha mezzi adeguati non viene riconosciuto l'assegno di mantenimento. Se non ha mezzi adeguati, allora andiamo a vedere poi il tenore di vita, quanto è durato, però ci sta questa duplice fase, ma è sempre stato così, sì. La Cassazione. L'unica novità è che fa non più riferimento al tenore di vita. E allora i mezzi adeguati vanno valutati adesso con un nuovo criterio. I criteri possono essere tanti,
davvero abbandonando il tenore di vita su cui tutta la giurisprudenza, diciamo la verità, tutti noi abbiamo lavorato negli ultimi 30 anni sul tenore di vita. È adeguato? Si discuteva sulla prova del tenore di vita, ci stavano elenchi di viaggi, di spese, di auto, di case in montagna, dei nonni che venivano utilizzati. Tutto questo serviva a determinare il tenore di vita precedente. Oggi bisognerà fare i conti con qualche altra cosa. A questo punto la domanda è: qual è il punto di equilibrio per capire se i redditi sono adeguati o meno? Ne parleremo per i prossimi 30 anni, ovviamente, perché abbandonato un criterio se ne fa un altro e non è sufficiente, a meno che non esce fuori la legge che l'avvocato Missiaggia propone, il suo testo che eventualmente potrà essere, ma anche lì ci potranno essere discussioni, ma meno sicuramente. In questo momento io posso dare una risposta sulla base di quelle che sono state le mie rilevazioni. Quello che è stato realizzato ha due aspetti: un aspetto culturale scientifico, che è quello della rilevazione che io ho fatto in Valtellina e in Lombardia e che adesso sto facendo sul territorio nazionale. Rilevare dei valori medi tendenziali che possono essere differenti nelle varie realtà sociali. Sulla base di questi tenori, di questi medi e il quanto i coniugi riconoscevano a se stesso, c'è una curva decrescente. E vi dico subito, a livelli molto bassi il punto di equilibrio è intorno al 30%. Spiegazione: va assicurato al coniuge meno abbiente il 30% circa di quello che è il coacervo complessivo dei due redditi prima della separazione. Questo era un riferimento che adesso le parti utilizzano concretamente in questo andamento. Io ho rilevato questo andamento: redditi prima della separazione circa un 30%, lui 1.500 euro, lei niente. Circa 450-500 euro è quello che viene assicurato normalmente in quello che succede. Questo è tanto per darvi. Questo 30% diminuisce drasticamente a livelli più alti, diventa un 29, un 28, un 27, un 17. Vi do una spiegazione: intorno a 30.000 euro al mese, lo dico, è proprio, avevo dei ricconi della 30.000 euro al mese, significa un reddito anno di circa 700.000 euro mediamente, lordo, cioè, comunque su un 30.000 euro netti al mese il punto di equilibrio era intorno al 17%, quindi se c'era un reddito di lei, perché stiamo sempre ragionando in lui che è il reddito più alto, lei il reddito più alto, quando lei ha un reddito inferiore, il punto di equilibrio è stato intorno al 17%. Vi dico subito che in questo momento la curva poi scende sempre di più drasticamente per redditi più alti. Purtroppo però per redditi molto alti io non ho i punti veri da andare a identificare. Posso immaginare la curva di tendenza. Vi dico subito che la curva di tendenza, secondo un andamento regressivo che in relazione si posiziona sui redditi di 50 milioni di euro al mese, all'anno di Berlusconi, 50-51 milioni di euro, si situa intorno a un punto di equilibrio che varia tra il 3 e il 5%. Va bene? Okay, a questo punto invece l'attuale il riconoscimento che è stato dato è stato con 2 milioni di euro. Però in fase divorzile 1.400.000, no? In fase divorzile 1.400.000, ma sono stati riconosciuti ormai dalla Cassazione come assegno di mantenimento, sono 2 milioni di euro al mese. Okay. Il calcolo è presto fatto, poiché Berlusconi dichiarava come reddito circa 50 milioni di euro all'anno, il punto di equilibrio si situa circa la metà, ed è troppo secondo i miei calcoli. Sì, ma quello che... Però, allora non ho capito. Allora, nel divorzio però, se questa sentenza dice che nel caso di autosufficienza economica e di indipendenza economica il coniuge destinatario dell'assegno divorzile non ha più il diritto ad averlo, la Veronica
mio parere, mi pare autosufficiente. Ecco, questo volevo sentire dire. È autosufficiente. L'autosufficienza è comunque un criterio relativo che è collegato con la situazione complessiva. Quindi non c'è un'autosufficienza autonoma e indipendente a livello di fabbisogno di sussistenza. L'autosufficienza è un criterio relativo. Qual è il punto di relatività, eccetera, secondo le tabelle che io ho rilevato, non le ho inventate, e il punto di Berlusconi non ce l'ho. Non c'ho una coppia che precedentemente abbia avuto livelli simili a quelli di Berlusconi. Non esiste proprio. Ci stava Trump, però non sono riuscito a avere i redditi di Trump, devo dire la verità. Li dice a tutti, eccetera, ma non a me. Allora, a questo punto, se avessi avuto i redditi di Trump, avrei potuto creare una casellina in questo schema generale dei redditi di Trump, quanto ha dato, quanto ha ricevuto lei, e allora potevo mettere Berlusconi in un punto intermedio di questa curva scientifica, perché questo è il metodo, è una curva scientifica di una curva che sta su una griglia, diciamo, di ascisse ordinate e che dà il punto di equilibrio. A questo punto Berlusconi, il livello di patrimonializzazione e di reddito dell'Alario si pone ampiamente al di sopra di quelli che io ritengo per simili situazioni concedibile un assegno integrativo, perché almeno per quello che si legge dalle sentenze la Veronica Alario aveva, che si chiama ancora Berlusconi perché ancora non è separata, ha un patrimonio di circa 70 milioni di euro, 70-80 milioni, adesso non mi ricordo, ma comunque a quei livelli, suo di lei, e ha un reddito annuale di circa 1.400.000 euro. Con questi livelli, anche con delle posizioni estremamente ricche di Berlusconi, io ritengo, faccio adesso una prognosi da adesso a alcuni anni, che l'attuale tendenza della Cassazione esclude assolutamente che la Veronica Alario possa avere un assegno divorzile in un futuro. E un'ultima domanda, perché anche questo è importantissimo. Può la sentenza di Cassazione che è stata emessa in questi ultimi giorni, quindi quella relativa all'abbattimento del tenore di vita, può essere elemento nuovo nelle modifiche dei ricorsi di divorzio già conclusi o anche congiunti? E aggiungo l'altra domanda. Nei divorzi congiunti, quindi che i coniugi hanno sottoscritto con l'accordo delle parti e nei quali è stato determinato un assegno divorzile, può essere previsto un elemento nuovo, cioè l'abbattimento del tenore di vita, come elemento di modifica? Noi sappiamo che per avere le modifiche dobbiamo avere gli elementi nuovi di fatto, o abbattimenti di reddito, miglioramenti dell'uno e dell'altro. Voglio capire invece se l'eliminazione di un parametro solo da una sentenza della Cassazione, che peraltro non è a sezioni unite, può essere elemento nuovo. Questo è importante per noi colleghi, perché quando arriva il cliente e ci dice io voglio modificare il divorzio, che cosa gli possiamo dire? Allora, io ritengo che il diritto, e lo ritengo sulla base di un'esperienza che ho fatto come magistrato per 44 anni, sia una scienza che deve dare delle risposte esatte. Le risposte esatte, fanno sì che il ragionamento giuridico sia sempre volto a trovare la soluzione. Esatto. La soluzione è una quando si confligge e non possono essere due soluzioni. Inevitabilmente, poi si potrà criticare se la soluzione data è quella corretta o quella sbagliata, però gli avvocati quando lavorano e litigano tra di loro perché affermano cose diverse, una soltanto potrà essere la scelta del giudice, perché dalle posizioni, quindi ci stanno le posizioni degli avvocati,
La mia risposta è no a entrambe le domande. La risposta è netta e si basa su quella che è la, diciamo, la valutazione asettica, diciamo, non permeata da passione, eccetera, da parte di uno che ha fatto il giudice per un certo numero di anni. Fare il giudice significa scegliere una soluzione che si ritiene corretta rispetto ai sillogismi giuridici che entrano nella mente. Il sillogismo è una vecchia tecnica aristotelica per cui ci stanno delle premesse, delle premesse maggiori, delle premesse minori, è una conseguenza che deve essere quella. Questa è la risposta è no. Perché? Perché la sentenza che è stata emessa è una sentenza che è stata messa in un caso specifico, può costituire un orientamento, ma non costituisce fatto nuovo. Ci vuole una legge. La legge può fare quello che vuole. Che comunque non è retroattiva, salvo che non vengano previste le norme transitorie. La risposta è che eventualmente l'unica modifica che può intervenire è quando si modificano delle condizioni di fatto, e il fatto è una cosa diversa dal diritto, e quindi la risposta è no. Se qualcuno desse una risposta diversa da questa qui che io sto dando, ritengo che o non abbia capito o in malafede, perché io ritengo che nel diritto non si debba dire ma vediamo, cioè, nel diritto si dovrebbe dire quello che è, e quello che è quello che succede normalmente nelle regole di elaborazione delle vicende processuali che devono portare ad una verità, sia pure una verità non di fatto ma anche di diritto. In diritto ci stanno delle regole e non... menare il can per l'aia, cercare di dire aumentare vediamo un po', eccetera. In realtà aumentare il contenzioso. Significa aumentare il contenzioso e dare risposte inadeguate, ed è sicuramente un elemento di poca professionalità da parte dei legali. Una delle cose di cui ci lamentiamo è l'incertezza del diritto, ma l'incertezza è fomentata dal fatto che il numero degli avvocati, soprattutto non professionisti, è elevatissimo. C'è un numero di avvocati che permette di poter trovare quello che viene chiamata la liquidità del diritto. La liquidità del diritto è che ormai non sappiamo più bene dove poterci rivolgere, nel senso che il diritto può dire una cosa e il contrario di una cosa. I professionisti invece devono essere in grado di poter dire qual è la soluzione del diritto e non essere troppo dubbiosi. Sì, ringrazio tutti di questa vostra partecipazione, ringrazio tutte le agenzie di comunicazione, agenzie di stampa che sono qui presenti e che daranno la possibilità a noi di essere visti nei canali di riferimento, Radio Radicale, Radio Cusano, tutti presenti qui con noi. E mi auguro che sia stata una conferenza chiarificatrice e soprattutto importante per gli addetti ai lavori, ma non solo, e che i giornalisti diffondano questo messaggio di chiarezza, diano la notizia, perché ci hanno detto che questa era una non notizia. In realtà trovo questa conferenza stampa una notizia, sia per gli obiettivi che ci prefiggiamo come studio legale di riferimento, il primo, ripeto, a Roma, il nostro studio, lo studio Missiaggia con Studio Donne, a diffondere il messaggio del professor Daietti con Remida Famiglia, ma anche una conferenza che a ridosso di novità di giurisprudenza così eclatanti che sono andati su tutti i giornali, tutte le testate televisive, con tanti professionisti, abbia finalmente chiarito un po' quello che serviva anche agli addetti ai lavori. Quindi nessuna retroattività, perché non esistono le retroattività delle sentenze, neanche delle leggi se non ci sono le norme transitorie appositamente determinate. A una proposta di legge, almeno questo è il nostro orientamento, che possa supportare elementi e software, metodi come quelli che abbiamo esposto qui, in modo, e poi anche sia anche alle tabelle della famiglia, come le possiamo chiamare, come le chiamate? Non hanno un nome, tabelle.
Sì, diciamo tabelle amorabili, però forse diciamo tabelle nel settore della famiglia. Tabelle degli assegni. Del calcolo degli assegni di mantenimento e divorzili, che diciamo ricalcano quelle delle Istat, che noi usiamo come professionisti da anni, e anche quelle del danno biologico e non patrimoniale. E ci auguriamo di essere stati chiari e di aver. Domande, se ne avete, siamo disponibili. Non avete nessuna domanda, quindi siamo stati chiarissimi. Sicuramente bisogna prendere quei 15 secondi perché qualcuno poi abbia metabolizzi l'ipotesi di fare una domanda. Comunque grazie di essere stati presenti. Arrivederci.